Ho appena finito di leggere un articolo di un giornale pubblicato online sul fatto che Berlusconi, ieri 16 marzo 2020, ha dato 10 milioni di euro alla regione Lombardia per affrontare l'emergenza coronavirus. Cioè, ma quando l'ho terminato, però mi è venuto in mente un particolare. Sì, quando ci fu la strage di Capaci nel 1992, che diede poi inizio al periodo stragista del 1992-93-94, ecco, mi sono chiesto, ma perché in quel caso, in quell'occasione, Berlusconi, che aveva trattato con la mafia nel 1974, come ha riportato la sentenza della Cassazione che condannò Marcello Dell'Utri a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ecco perché allora, quando morì, fu ucciso il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e la sua scorta, Berlusconi non intervenne presso i capi mafiosi, offrendogli, come ha fatto ora, 20 miliardi. Perché non facessero più le stragi, per fermarli, perché anche quella era un'emergenza nazionale, dove furono uccisi decine di persone, tra giudici, poliziotti e civili, e ferite altre centinaia nel corso dei 2 anni successivi. Ecco, come mai Berlusconi, che era l'unica persona in grado di fermare quelle stragi, ecco, quell'emergenza nazionale che sconvolse l'Italia, non si mosse, non decise di chiamare attraverso Dell'Utri i vari capi mafia e contrattare con loro, come ha fatto per le sue reti televisive in Sicilia, trattando appunto la protezione dei suoi affari e dei suoi familiari, tanto è vero che continua a pagare 100 o versare 100 milioni ogni 6 mesi alla mafia per 16 anni o 18 fino al 1992. Ecco, questa è la domanda che bisognerebbe porsi, bisognerebbe capire come mai Berlusconi in quell'emergenza nazionale che fece sanguinare l'Italia e uccise molti italiani, non sentì il dovere di intervenire presso i capi mafiosi offrendogli 10 milioni di euro, cioè vuol dire 20 miliardi allora, perché fermassero o non facessero più altre stragi. Se così fosse stato, o avrebbe fatto, lo stesso Paolo Borsellino non sarebbe stato ucciso nella strage che poi i mafiosi fecero 56 giorni dopo aver massacrato a Capaci il suo collega Giovanni Falcone. Indubbiamente qualcosa non torna. Per questo che è stato pubblicato sul blog La Verità un post in cui il cui titolo è Dell'Utri, Berlusconi e Dell'Utri non vollero fermare le stragi di mafia del 1992-93-94, il cui link lo pubblicherò poi sotto questo stesso video, dove si evidenziano attraverso certe date che le prime stragi del 1992-93-94 furono utili allo stesso Berlusconi. Sì, perché la prima del 1992 uccise Giovanni Falcone, che poi verremo a sapere 25 anni dopo, che sapeva, era a conoscenza del fatto che Berlusconi pagava dei mafiosi. La seconda strage, per l'attacco contro lo Stato della mafia per ammorbidire il 41 bis, la fecero contro Maurizio Costanzo Show, Costanzo, che lavorava per Mediaset, proprietà di Berlusconi, e la mafia non avrebbe mai colpito proprietà di Berlusconi, visto che Berlusconi la pagava, pagava la mafia per essere protetto. E così quella strage indirettamente fece sembrare Berlusconi una vittima della mafia. Ecco,
Diversamente la mafia avrebbe dovuto colpire la RAI, che era un simbolo dello Stato, considerato che era un attacco allo Stato quello che facevano i mafiosi. E poi c'è la terza strage, la prima del 1994 e anche l'ultima. Tre giorni prima che Berlusconi venisse trasmesso il videomessaggio di Berlusconi in cui diceva: io scendo in campo per amore dell'Italia. Ma quale amore per l'Italia se non mosse un dito per fermare le stragi che facevano gli stessi mafiosi che pagava da 18 anni? Ecco, sono domande al quale ognuno di noi dovrebbe rispondere, perché i morti sono morti e sono vittime dei mafiosi, tutti quei poliziotti, quei magistrati, quelle persone che combattevano contro la mafia sono finite sottoterra. Diversamente Berlusconi, che la pagava, due anni dopo è diventato Presidente del Consiglio, e ha avuto una gran bella vita. Già, che strana giustizia c'è sulla terra, non tanto per i giudici, ma per quanto riguarda la memoria delle persone che hanno dimenticato di ricordare che nel primo videomessaggio Berlusconi, annunciando la sua discesa in campo per amore dell'Italia, non disse, tacque, che lui pagava la mafia da 18 anni per essere protetto nei suoi affari. Sì, forse non lo disse perché la mafia, esattamente 5 mesi prima, a luglio del 1993, aveva sterminato in un altro attentato un'intera famiglia a Firenze, soprattutto i due bambini piccoli morti insieme ai genitori. Per questo probabilmente lo stesso Berlusconi tacque, perché nessuno avrebbe mai votato. Allora, a distanza di molto tempo, c'è sempre il tempo di capire, riparare e rimediare ad aver giudicato qualcuno in modo positivo, che di fronte ai fatti invece è l'opposto. Sì, i fatti dimostrati nel post, che evidenziano che ripercorrendo il periodo delle stragi, partendo dalla fine di esse, cioè dal 1992-93-94, quando appunto Berlusconi annunciò la sua discesa in campo, e poi ripercorrendo il tutto fino all'inizio, cioè quando venne ucciso Giovanni Falcone, si può vedere chi potrebbero essere i mandanti o il mandante, ma sicuramente una cosa è certa, che moralmente Berlusconi è colpevole di tutte quelle stragi, proprio perché potendo fermare le stragi, così come adesso ha potuto, ha voluto versare 10 milioni alla regione Lombardia per affrontare l'emergenza coronavirus, avrebbe potuto versare, contrattare come aveva già fatto con i mafiosi per fermare le stragi, ma non fece nulla per fermarle, e l'Italia venne sanguinata in un modo tremendo dai mafiosi, sì, come ho detto prima, fino a uccidere addirittura due bambini innocenti nella strage di Firenze. E questo Berlusconi lo sa benissimo. Come ho detto molte volte in altri video, alla fine la verità emerge sempre, nonostante sia stata sommersa da un mare di bugie. Il posto di cui ho appena parlato e il cui link, come ho detto, lo metterò in fondo a questo video, l'ho inviato a diverse procure della Repubblica che indagano sulle stragi, nella speranza che questa volta riescano ad arrivare al mandante o a colui che ne ha tratto il profitto maggiore da quelle stragi, sì, soprattutto non fermandole. Perché è una domanda che chiunque dovrebbe porsi, se ha la sincerità nel cuore e nella mente, è perché, pur potendo
e ad avendo i mezzi, Berlusconi non fermò la mano stragista nel 1992, permettendo così di uccidere tante persone innocenti e soprattutto un'intera famiglia a Firenze. Se guardo il cielo, perché come ho scritto su un video dall'aldilà, Giovanni Falcone, dopo 25 anni, ha voluto far ritrovare i suoi appunti nel suo ufficio, in cui aveva scritto che Berlusconi pagava dei mafiosi. Già, forse è per avere giustizia. Grazie Dio, grazie cielo, grazie sole del tuo aiuto.